Fratelli e ragazzi, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli iscritti al canale, ragazzi, e buon mercoledì. Buon mercoledì. Ormai dopo il video post partita non mi ritrovo più a caricare la reaction, mi ritrovo a fare un video post partita ulteriore, a per dire la mia un po' più a freddo e per analizzare un po' alcuni aspetti, B soprattutto perché vedo e sento un mister che va in conferenza. Quindi mi ero incazzato post Monza perché non può andare, la prima cosa che va a dire è l'arbitro, ok? E ieri, insomma, ma adesso ci arriviamo, se ne è uscito con un altro pezzo, insomma, da gran galà. Io la prima cosa che vorrei fare è un applauso agli oltre 40.000 spettatori che ieri per un ottavo di finale, e ve lo dice uno che ne ha visti tanti di ottavi di finale, ma vedrete, uscirà un bel video su tutta sta menata qui, dove addirittura in curva, la curva era al primo anello, perché non eravamo tantissimi, 20-25 mila, mi ricordo, ad esempio, ho fatto ieri l'esempio Inter Pordenone, ma altre partite, forse Inter Napoli, che poi chiusero lo stadio. No, lì eravamo 50.000, che cazzo dico, no, lì eravamo ben oltre addirittura. Però Inter Napoli era ancora dopo, proprio l'ottavo di finale. Ecco, Inter Empoli io l'anno scorso non c'ero, non mi ricordo se la curva era giù e quanti erano allo stadio. Detto questo, è un numero di martedì alle 21 di gennaio, un Inter Parma, quindi complimenti davvero agli oltre 40.000 spettatori, complimenti alla curva che non ha mai smesso di incitare e che a un certo punto ha tirato fuori un coro che non si sentiva da tanto. E qui mi viene da dire, vedi, cioè io sono passato per cattivo, ma se l'atteggiamento è quello, se l'atteggiamento è quello, è normale che la gente si incazza. Perché tu puoi avere anche le seconde linee, possono essere scarse quanto vuoi, ma stai comunque affrontando la sesta di Serie B e tu sei la quarta di Serie A, detentrice del trofeo. Ma di che cazzo stiamo parlando? Quello fa girare il cazzo a un vero tifoso interista, perché non è tutto bello, tutto rose e fiori, perché con questo atteggiamento non si va da una cazzo di nessuna parte, lo dico da giorni, lo dico. E guarda caso ieri la curva a un certo punto tirate fuori i coglioni, giocate, perché sappiamo che sapete giocare e come sapete giocare, è per questo che ci incazziamo ancora di più, no? Faccio sempre l'esempio, lo faccio da anni, dell'alunno che è bravo, quando gli senti dire sì, ma è bravo, ma può dare di più. E non è che pretendo che tutte le partite le vinciamo e tutto. Io non mi incazzo per le giocate sbagliate, io mi incazzo per l'atteggiamento, perché poi è quell'atteggiamento di merda lì che ti porta a fare le figure e le giocate sbagliate anche. Quindi il mio applauso prima di tutto va ai 40. Mettetevi comodi perché ci sono tanti punti, perché mi devo sfogare, perché, ripeto, siamo partiti di merda. Siamo partiti di merda dopo che ho visto regalare uno scudetto al Milan, regalare punti. Siamo partiti di merda regalando punti con prestazioni indecenti, dove non siamo mai entrati in campo, dove eravamo degli zombie. Poi facciamo un filottino e poi facciamo bene e poi facciamo male, e poi bene e poi male. E andiamo avanti così. E così non si va da nessuna cazzo di parte. Per quello mi girano i coglioni, perché vedo gli stessi errori ripetuti e mi demoralizzo e mi incazzo. Quindi, noi abbiamo un mister però che invece di andare in conferenza stampa, la prima cosa che deve dire è quello che ho detto io adesso. Grazie e complimenti a questo pubblico, eh? E chiedo scusa, dovevi chiedere scusa per lo scempio, per la merda vista da quel pubblico e noi a casa, ma soprattutto per loro che erano lì al freddo. E invece no. E io mi sono rotto il cazzo di questo atteggiamento, perché con questo atteggiamento del mister, dai, togli anche le responsabilità a chi scende in campo. Se dai per prima cosa la colpa all'arbitro, quando tu non entri in campo nel secondo tempo col Monza e ripeti la stessa prestazione. E ripeto, io sono passato per quello triste in questi 2 o 3 giorni. Quindi, cioè, questo va in conferenza stampa. È la prima cosa che dice, che riesce a dire. Dov'è? Stiamo parlando di un Inter che ha battuto il Napoli e qui tutti lo riconosciamo, che avrebbe vinto a Monza senza quello che tutti hanno visto, e mo ci arriviamo, e che ha passato il turno stasera. Parliamo di un Inter che praticamente ha vinto 3 partite in una settimana, ragazzi. Eh sì, ma come?
Ma come? In 135 minuti, eh? 90 minuti ieri. I 90 minuti ieri regolamentari, più un tempo, un cazzo di secondo tempo di Monza, sono 135 minuti, togliamo il recupero. Abbiamo fatto 4 tiri di merda in porta. 4 tiri di merda. E tu mi parli di avremmo vinto 3 partite in una settimana? Io queste cose non le accetto. Perché se non c'è autocritica, se ogni tanto non si fa un po' di cazzo di mea culpa, non si cresce, non si crescerà mai. E questa è la dimostrazione. Ma stiamo scherzando? 135, cioè ieri il primo tiro in porta gliel'abbiamo regalato con D'Ambrosio, il primo. Poi fanno l'Eurogol e ci siamo, perché lo dico, a proposito, live reaction ragazzi, oggi pomeriggio usciranno, non so a che ora, devo ancora andare a casa e montare tutto. Ma detto questo, il gol, siamo d'accordo, un Eurogol e 100 volte non la rimette lì, ma l'ha messa lì, perché contro l'Inter è così, contro l'Inter è così, e chi è la mia età lo sa, chi è più Matusa lo sa ancora. Ma chi si è innamorato di questi colori anche da pochi anni lo vede, no? Churria, il primo gol in Serie A, contro chi cazzo lo deve fare? Contro l'Inter, è un classicone, ok? Ma se poi queste cose ce le attiriamo noi, io non posso sentire dire, no, però ci sono dei momenti, delle partite, perché beh, bisogna saper amministrare, bisogna tenere. Ma siamo la squadra più rimontata d'Italia, oh! Le sconfitte le abbiamo subite dopo rimonte, e a Monza siamo stati rimontati 2 volte, questo lo dico al mister. Perché è vero che l'arbitro non c'ha 3-1, ma si vinceva 2-1 e non siamo stati in grado di tenerlo quel risultato, per le solite cazzate. È quello che mi fa incazzare. Quindi se la mentalità è questa del mister, che poi viene trasmessa ai giocatori, ma dove cazzo vogliamo andare? L'anno scorso era il primo anno, non gli dico un cazzo. Ma non è che il secondo, l'ho detto quest'estate, non gli faccio passare un cazzo. Se dovesse ripetere, e mica gli fa tutti gli stessi errori. Gli fa tutti. Non cambia. E poi a uno girano i coglioni. Dov'è la cattiveria? Dov'è la grinta? Dove cazzo è la cattiveria e la grinta? Solo Lautaro. Lautaro, l'unico. Poi vabbè, Di Marchino, quando ci mancherebbe, Dzeko. Ma Lautaro è l'unico, l'unico. E anche prima del mondiale era l'unico che non toglieva mai la gamba. Per arrivare a Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, ancora si ostina a metterlo. Quante volte l'abbiamo detto anche nei video precedenti? Ma ancora prima che iniziasse il mondiale. Ma metti Bellanova, ancora prima che iniziasse il mondiale. Perché Denzel Dumfries ha fatto un gol di Cidone, alla prima giornata. E poi ciao ciao Denzel. Cos'è quella roba lì? Cos'è quella roba lì? C'è delle caratteristiche, c'è un fisico che dovrebbe spaccare quella fascia e devo sentire ieri durante le trasmissioni, no, si è alzato anche Faris a dirglielo in inglese? C'è bisogno di un disegnino per spiegargli che deve cazzo puntare l'uomo e andare sulla fascia? Allora io mi aspetto, un tifoso normale come me si aspetta che nel secondo tempo vedo subito Bellanova. Non perdo altri 20 minuti, un quarto d'ora, non li perdo questi minuti, non li regalo agli avversari. Quanti primi tempi abbiamo regalato l'anno scorso, tempi interi, o il secondo o il primo? Quante volte? Perché ci crediamo belli, perché ci specchiamo. Ma porca mignotta, ragazzi, ma allora l'Inter dello scudetto, l'Inter di Conte, se non andava a 1000 all'ora, se non andava a 1000 all'ora, faceva fatica l'Inter di Conte, con Conte e quegli interpreti. Come cazzo fa questa squadra a credersi bella a fare così? Perché poi prendi quelle imbarcate. Questa deve andare a 250 all'ora. Questa dovrebbe andare a 250 all'ora. È chiaro che non si può andare sempre. Ma con tutti questi alti e bassi, lo vediamo dall'anno scorso, punti guadagnati, punti regalati. Punti guadagnati, punti regalati. Sto parlando del campionato, Perché poi la prestazione si è ripetuta. Ma perché ero preoccupato per quello. Perché la conosco, l'ho vista all'Inter di Inzaghi questo anno e mezzo. Non mi aspettavo una figura di merda così, perché è vero che abbiamo passato il turno, ma quella è una figura di merda, è una figura di merda. Tu puoi anche pareggiare 1-1 col Parma nei tempi regolamentari, ma almeno gli devi aver fatto 10 azioni da gol, cazzo. La prima parata di Buffon al 90. Suge, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma ragazzi, ma seriamente? E dai, io ho sempre difeso, difeso, ma l'indifendibile non si può difendere, soprattutto quando ci metti del tuo. Non va bene questa roba qui, non va bene.
Deve cambiare sta roba qui, e se lui non cambia, amen, oh, e via, cioè non va bene. Ci vuole uno che gli mangia i coglioni, che gli sprona, no, che li giustifica. Che cazzo è quella roba lì? Abbiamo preso un gol da coglione, abbiamo preso col Monza, nonostante l'arbitro, non siamo stati in grado di tenere un 2-1 col Monza. E noi dobbiamo amministrare con tutte le rimonte che abbiamo subito. O devo entrare in campo nel secondo tempo e provare subito a fargli la terza pera, visto che il 2-1 me l'avevano regalato, perché riparte tutto da lì. Uno dice, ma Inter-Napoli, è proprio perché ho visto Inter-Napoli che mi girano ancora di più i coglioni dopo aver visto quel secondo tempo indegno e la prestazione di ieri. E quindi si svegliassero tutti e tirassero fuori i coglioni, come ha detto la curva nord. L'approccio, tanti approcci, approcci sbagliati, approcci del cazzo. Mai in un anno e mezzo ho sentito mezza autocritica, sì, è colpa mia. Non esiste. Dumfries, Dumfries, vi ricordate cosa vi dicevo prima del mondiale? Adesso sono curioso di vederlo al mondiale, perché comunque il mondiale qualcosa l'ha fatta, e qui invece no, qui no, qui è tic, 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 ma che cazzo mi serve? Per quello ho detto, ma ragazzi, un mese fa, un mese e mezzo fa, quando ho sentito dire l'Inter chiede 60, ma se te ne danno 40 lo portiamo noi, ho detto, un mese e mezzo fa, ma di che cazzo stiamo parlando? Aprite gli occhi, cazzo, ma le vedete le cose? No, no, Diego, no, ma non devi dire così perché non è che tutte le partite si possono vincere. Oh! Ma quanto cazzo è altalenante questa squadra? Non avessi visto degli sprazzi di gioco, partite intere, dominate, belle? Allora dico, vabbè, così, ma le abbiamo viste. Lo sa fare, sanno giocare a pallone, sanno entrare col sangue agli occhi avvelenati, con i controcoglioni e ti mordo le caviglie, non ti lascio un centimetro di campo, lo sanno fare. E allora tornassero a farlo, poi si può anche pareggiare e perdere, ma devi entrare in campo così, cazzo. Questo non me lo leva dalla testa nessuno. Correa, Correa, io non ho più parole, io non ho più parole. Più basso del Parma, cosa volevi? Per provare a fare, no, non dico gol, ma almeno qualcosa di niente. Sempre a sbattere contro gli avversari. Se mamma mia, è una cosa veramente. Io non lo so. E l'anno scorso dicevo, abbiamo bisogno di una quinta punta, teniamocela una, perché qua non si sa mai. Ma non mai andavo a pensare che Lukaku si infortunasse, ma proprio perché Correa, o per infortuni, o perché queste sono le prestazioni, ormai me ne sono fatto una cazzo di ragione. Io speravo tanto in questo ragazzo, ripeto, non dico 25 gol. Alla Lazio ne facevi 5-6, arrivi almeno a 10, cazzo, all'Inter. L'anno scorso 4-5 gol in più di Correa magari avrebbero fatto comodo. No, neanche quello, ci siamo. Ma vederlo non entrare in campo e tutto così mi fa girare i coglioni. Quindi, questo vabbè, questa è una cosa sua. Questo è proprio lui così, perché anche in partite dove l'Inter è, lui era proprio così, cioè lui è proprio così, quindi. Però questo per dire, no? Gagliardini ad esempio, cioè le seconde linee. Cioè io adesso ma l'Inter aveva le seconde linee. Ma porca mignotta, ma le seconde linee dell'Inter, di una squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Ok, non sono le stesse, ci siamo, ma le seconde linee di quest'Inter qua che l'anno scorso ha vinto 2 trofei, saranno più scarse del Parma che è sesto? È anche una questione di atteggiamento, di come cazzo sono entrati. Nel primo tempo zero tiri in porta, zero tiri in porta, di cui uno Gagliardini su Gosens che gliela dà, che lì di piattone la tira fuori, quell'altro Correa. Meno male che ha fischiato il fuorigioco, Correa, ma mi è venuto in mente. L'altro tiro fuori. Questi erano i nostri tiri verso la porta. Ma di che cazzo stiamo parlando? Gagliardini che a momenti gli regala il gol alla fine. Gagliardini che ha fatto un casino in mezzo al campo. Gagliardini è questo, sì, ci siamo, purtroppo è questo. Ma io ho visto anche fare delle partite decentine, no? Dove comunque faceva il suo, niente. L'unico, no, Mkhitaryan qualcosina di buono, ma si è perso anche lui. L'unico Aslani che secondo me merita un po' di più. E vorrei vederlo un po' di più, cazzo. Perché è vero, ha fatto tanti lanci, alcuni, molti sbagliati, ma ce l'ha questa cosa, ce l'ha la personalità di provare la giocata e il lancio. Io preferirei provasse di più palla a terra, ma palla a terra ieri,
con chi aveva a fianco in quel momento lì e soprattutto in avanti, perché poi è l'unico veramente Lautaro che si sbatte. Poi meno male è entrato Dzeko, è entrato, che Onana poi cercava lui, cercava. Però, cioè, è possibile che noi per battere questo Parma, e non esiste neanche, è come l'anno scorso con l'Empoli, ma l'Empoli era una squadra di Serie A l'anno scorso, ragazzi. L'Empoli era una squadra di Serie A l'anno scorso. Per questo dico, chi è che c'era col Pordenone? Perché io ero allo stadio al Primo Verde. C'era la curva, c'era il Primo Verde col Pordenone. I tifosi del Pordenone occupavano tutta la curva sud, erano una cifra, erano. Andammo ai rigori. Pordenone fu una cosa clamorosa. L'Empoli l'anno scorso, vorrei ricordare, è vero che tanti hanno fatto la similitudine del gran gol di Acerbi, perché è un grandissimo gol, perché veramente Chapeau voleva fare quella cosa lì e l'ha fatta. A gol di Ranocchia, di Froghi, sì, ma Empoli, Serie A, questi sesti in Serie B, ripeto, qui non è proprio uguale, uguale, uguale. La prestazione, l'atteggiamento, non mi ricordo bene se era proprio uguale, uguale, uguale. La cosa è che, post secondo tempo di Monza, ribadisco, 45 minuti più 90, 135 minuti contro il Monza, neopromosso, e contro la sesta di Serie B. 4 tiri in porta, il gol di Acerbi annullato, il palo di Lautaro a Monza, quello abbiamo creato, poi non è che... E i due tiri, il gol di Lautaro che è una deviazione, vorrei ricordare, scivolato, e meno male che è scivolato, magari la prendeva troppo bene, e Dzeko che ha fatto il miracolo Buffon. Questo è scandaloso, caro mister. Tu prima devi dire che è scandaloso questo, ok? Bisogna avere le palle anche di fare così ogni tanto, vaffanculo, un po' di umiltà, perché ripeto, così poi i giocatori si sentono sotto una... Non esiste un cazzo, non esiste, tutti sotto pressione, tutti, tutti, tirate fuori i coglioni, il coro della curva, non è solo per i giocatori che giocavano in campo, è anche per il mister, per la dirigenza, per tutti quanti, svegliamoci. Condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre Forza Inter, nel pomeriggio live reaction. Ciao ragazzi.